allora, ehi, sì, perché nel momento in cui sa e ha la sensazione che uno ha alla fine è quello di aver fatto un viaggio intorno al mondo. Ad esempio, stamattina siamo stati un'ora e mezza nelle montagne del Perù, ieri siamo stati in Messico, quindi insomma è un po' strano perché è un viaggio in giro per il mondo molto sedentario, perché stai seduto sulla poltrona al cinema, però allo stesso tempo appunto sei in viaggio. Ben bir bülbül olsam, ötsem bahçelerde, her türkümde yaksam, adını üzerine, her sabah şakırım gülüm, gülüm nina nina na, her sabah şakırım gülüm. There's Trento. Where have I been? I've been to Trento. Hi, I'm Tony Wheeler. I was one of the people who started Lonely Planet Publications 40 years ago. The question is, what five photographs, if you wanted to do a trip and you wanted to bring back five photographs to show people and you'd think this would sort of sum my trip up in some ways, here's the five I'd take. Quando anche un banale fagottino può diventare un'opera cosmica infinita. C'è in realtà una curiosa perversione nel tentare di riprodurre con la matita ciò che la macchina fotografica sembrerebbe essere capace di riprodurre con uno scatto. È proprio questo il bizzarro mondo di Gianluigi Rocca, dove la passione per il dettaglio, l'introspezione in una vita quasi miserabile e quotidiana, però è il percorso verso un riscatto dell'anima. Non preoccupatevi, l'arte oggi non è affatto morta e tiene pronta per il suo prossimo viaggio uno zaino inatteso. I pazienti hanno dei problemi gravissimi perché sono abituati a questo cinema triste, troppo intellettuale, troppo bianco, troppo nero, troppo poco colorato. Fate pure, ma la mia camera no. Mi sento poco bene e sono a letto. Poi certo, nulla di più inarrivabile del seminale film di Sigi Gotz, Sole, sesso e pastorizia. È sempre avventura. Io ho cercato l'avventura uscendo da casa mia, passando oltre lo steccato di casa. E non ero uno sportivo. A me non interessa il record, a me non interessa essere più veloce di altri. A me interessa espormi in posti selvaggi e l'arte sta nel sopravvivere. La vita è come un arco, si incomincia con piccole montagne e si finisce con piccole montagne. Nel centro della vita si può fare anche quello che molti considerano impossibile.